In uno dei capitoli più bui della storia dell'uomo brilla una pagina rischiarata dal Vangelo. È il 4 ottobre 1944 e Josef Meyer Nusser, 34 anni, altoatesino, sposato e padre di un figlio, arruolato forzatamente nelle SS, si rifiuta di giurare fedeltà ad Adolf Hitler. Una scelta presa in piena coscienza, avendo già votato il proprio cuore a Dio, suo unico Signore. Per i superiori del centro reclute di Kunitz in Polonia il suo gesto merita la fucilazione nel lager di Dachau, dove però il giovane non arriva. Il 24 febbraio 1945 muore di stenti in un vagone piombato durante il viaggio di trasferimento. Per la sua fedeltà al Vangelo fino al martirio, sabato scorso Josef Meyer Nusser è stato proclamato beato nel Duomo di Bolzano, dove tra i banchi sedeva il figlio di Josef, Albert, 74enne. A presiedere la celebrazione il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, che durante l'omelia ha definito Meyer Nusser una fiaccola di luce nella notte buia del mondo, un uomo fedele alle promesse battesimali fino ad offrire la propria vita. Con noi il postulatore della sua causa, padre Carlo Calloni. I testimoni nella posizione che è servita per la sua beatificazione, questo studio, no, che si è fatto di tutta la sua vita, di tutte le sue virtù, sono chiari nel dire che nel momento in cui il sergente stava spiegando quale doveva essere il giuramento e come doveva essere fatto, Nusser a un certo punto si ferma nello scrivere, nel prendere appunti, si alza e dice: non posso giurare fedeltà a una ideologia che è contraria alla mia fede. Scrivendo anche alla moglie dice: tu mi capirai, cara Hildegard, mi capirai, perché quello che noi abbiamo vissuto insieme, ecco, questo è il momento di manifestarlo. Quindi un'obiezione di coscienza che era profondamente radicata, non era questione politica, ma era questione profondamente cristiana. Nel 1939 Meyer Nusser è eletto presidente dell'Azione Cattolica di Trento e della nuova Conferenza di San Vincenzo a Bolzano. Il lavoro, la formazione dei più giovani agli insegnamenti cristiani e il servizio ai poveri ritmano le sue giornate. Per la sua grande levatura morale e spirituale, ha detto Papa Francesco dopo l'Angelus di domenica, Josef costituisce un modello per i fedeli laici, specialmente per i papà. Un martire, o diciamo le proprie scelte, non si improvvisano. Non sono scelte di un momento, sul sentire di un momento, su un'emozione di un momento. Nusser ha coltivato dentro di sé queste verità che gli venivano dal Vangelo, da Cristo, che gli erano insegnate dalla Chiesa, che lui, come dire, distribuiva ai poveri che serviva. Quindi non è una cosa improvvisata, ma è una formazione. È una educazione che ti porta poi nel momento ad avere chiara la prospettiva, ad avere chiara la scelta che uno deve fare. Se uno non vive questa profondità, molte volte anche il Papa Francesco ce lo ricorda, se noi viviamo da spensierati e non abbiamo, come dire, quella forza che ci viene dalla presenza di Cristo e dal nostro attaccamento a Cristo stesso, alla sua parola, viviamo soltanto di emozioni, non viviamo invece radicati in quella realtà unica che è la resurrezione di Gesù Cristo.